Ciao, sono Daniele Miffi, personal trainer e mental coach. Oggi voglio farti vedere tre diversi esercizi per migliorare quella che è la forza veloce. E questi esercizi sono molto, molto, molto importanti se vuoi poi correre veloce in pista. Questo è un allenamento da fare, sono esercizi da fare soprattutto in quella che è l'ultima fase della preparazione, quindi parliamo dell'SPP1, comunque da fare un richiamino in quello che è il tempo per preparare poi quella che è la gara più importante della stagione, la gara che vuoi poi più preparare. E quindi cominciamo subito con questi esercizi. Il primo esercizio è questo, lo faccio al castello, puoi farlo assolutamente anche con la sbarra libera. Il peso da mettere è assolutamente siamo intorno al 30-40%, quindi lavoriamo con dei pesi relativamente bassi, quindi relativamente leggeri. L'intensità qui è assolutamente massimale, dobbiamo cercare di fare i movimenti più rapidi possibili e col primo esercizio vediamo di capire esattamente di cosa parliamo. Quindi il primo esercizio è questo. Quindi come vedi qui è da fare dei movimenti assolutamente più rapidi possibili, dai delle scariche velocissime, quindi qua il movimento è assolutamente minimale, devi assolutamente come vibrare con quelli che sono i tuoi quadricipiti. E qui andiamo a lavorare su quello che è innanzitutto sulla forza veloce, quindi continuiamo a scaricare scariche elettriche su quelli che sono la nostra muscolatura e andiamo a implementare quella che è la forza veloce e lavoriamo moltissimo anche su quello che è il sistema nervoso e qui diamo delle martellate pazzesche e questi esercizi poi vedrai che quando li fai dopo la seconda, terza volta che li fai, si fanno una volta alla settimana, mi raccomando, se fai velocità 2 giorni dopo vedrai che comincerai a sentire assolutamente dei grandi miglioramenti. Secondo esercizio facciamo un mezzo squat veloce e se nel primo esercizio ti consiglio di fare serie da 20 fino a 30, quindi devono essere diciamo, intorno ai 6-10 secondi massimo di lavoro, quindi lavoriamo massimo, quindi sono ripetute assolutamente brevi e assolutamente molto 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 intense. In questo esercizio, nel secondo esercizio, ti consiglio di fare ripetizione dalle 6 alle 10 massimo, perché come ripetiamo qui l'intensità e la velocità d'azione è assolutamente importantissima. Quindi se andiamo a farne troppe, poi andiamo a inficiare l'allenamento e va malissimo. Quindi dalle 6 alle 10 assolutamente molto intensi. Questo è un mezzo squat veloce e si fa così. Ora passiamo all'esercizio numero 3. L'esercizio numero 3 è uno squat completo veloce e qui le ripetizioni andiamo a diminuire ancora le ripetizioni, facciamo 3, 4, massimo 5 ripetizioni fatte veramente veramente veloci. Quindi si scende e si boom, si sale su, si scende e si sale su. Qui evitiamo di fare balzi, qui si sale, vogliamo fare un'azione molto molto rapida. Gli squat col jump è un altro esercizio, ho fatto vedere diversi esercizi anche in un altro video che ti metto alla fine del video che assolutamente ti consiglio di affiancare a questo esercizio. Comunque puoi anche alternarli. Quindi mi raccomando, qui importantissima l'azione, deve essere più veloce possibile e assolutamente fare l'esercizio tecnicamente in modo corretto. Quindi per salvare la schiena, quindi schiena dritta, sguardo in alto e peso poi sui talloni. Perfetto, io con questo ho finito, mi auguro che i miei consigli ti servano per migliorare poi quelli che sono i tuoi tempi, quindi diventare più veloce. Io con questo ti saluto, ti invito a iscriverti al mio canale, ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!